Cosa vuol dire registrare le suonate di Beethoven per violino e pianoforte oggi? Io penso che bisogna individuare che cosa noi possiamo dire in questa musica, perché altrimenti c'è da perdersi. La cosa che ci accomuna e che potrebbe essere chiamata come una chiave di lettura nostra, se, senza presunzione di dire così, è comunque pensare praticamente tutte le sonate in maniera sinfonica. Io ho detto a te, dirigimi, nel senso buono, cioè la capacità di pensare non la propria riga per violinista o non due righe come pianista, ma veramente ascoltare questa musica come se fosse una grande orchestra, e cambia totalmente. Personalmente posso dire che questa visione, questa, diciamo, veramente chiave di lettura, per me ha risolto una stragrande percentuale delle domande che a volte arrivi e non lo sai cosa fare. Non ci sono le menzogne, non puoi mentire. Se menti in Beethoven non viene bene niente, né un piano né un forte, anche strumentalmente. È una totale onestà e tra l'altro anche, insomma, anche diciamolo, la maestria strumentale deve essere assolutamente eccellente. Sì, devi dare tutto, cioè ci devi proprio mettere quella parte di pancia. È importante la testa, ma la pancia fa la differenza in queste cose. Prima si parlava sempre solo dell'aspetto titanico, però c'è questo grande aspetto ironico che domina le prime sonate soprattutto, no? Pensiamo anche alla terza, quanti spunti di presa in giro troviamo. E poi anche un po' come nella vita, le sonate hanno un livello che si alza, poi si abbassa di colpo, poi si rialza. Sicuramente sono tutte dei capolavori, però ci sono delle punte di diamante, come può essere appunto la Kreutzer, la Primavera. Io personalmente anche la decima, che forse è l'ultima, quindi forse è la mia preferita. Alla fine di ogni sonata è una sensazione personale. La stanchezza è tale come se hai vissuto una vita in più. Però è una sensazione di benessere. Assolutamente, a me dispiace che abbiamo finito. Comunque la risata ci vuole, anche prendersi in giro anziché criticare pesantemente. Quindi secondo me questo spirito anche di dispetto l'abbiamo tenuto alto fra di noi. Non abbiamo mai litigato, per dire. No. Potremmo cominciare adesso. Sì, è una promessa. Vai via, basta, ti A voglio. posto. Vai via. Vai via. Vai via. Vado via. Però vado via contenta. Ecco.